Eccoci di nuovo qui per recensire un nuovo kit fornito da Steel Model. E grazie alla nostra collaborazione potremo, ogni volta che ci sarà un'uscita interessante, proporre a voi che seguite il mio canale delle recensioni, apertura delle scatole in anteprima per vedere il contenuto, diversi tutorial e tante altre novità. Il primo kit per questa collaborazione è il Merkava MK2B della Tacom, in collaborazione con T-Rex. Una bellissima box art da parte del solito Jason, ormai un abitué in casa Tacom. Veniamo ad aprire poi la scatola, anzi, prima vediamo i profili proposti anche in collaborazione con Ammo, sia per le decal che per le versioni che sono riproducibili con questa confezione. Togliamo il coperchio. Questo è lo scafo superiore, apriamola. La comodità delle bustine della Tacom è che si possono richiudere. Dettaglio della torre. Manca l'antislip, ma non sarà un problema riprodurlo per moltissimi. La parte superiore dello scafo. Il dettaglio è discreto, specialmente in prossimità delle griglie. Lo scafo inferiore. Lo apriamo subito. Sono le parti che serviranno poi per la guida del treno di rotolamento. Andiamo sul dettaglio, anche la parte inferiore è ben dettagliata nonostante non si veda. No, qui c'è una parte che interessa a molti modellisti, le catenelle con le palline. Andiamo a zoomare. Sembrano ben riprodotte. La quantità delle linee di fusioni è piuttosto limitata, quindi non credo ci siano grossi problemi. Le protezioni laterali, anche se ben riprodotte. La canna divisa in due parti. Machine gun, la pala, altre catenelle, i telini, poi andiamo su le due sprue che contengono cavi. Altre maglie dei cingoli, questi invece sono portelli, teli, taniche, insomma tutta la dotazione del carro. Anche l'altra sprue che contiene ancora una machine gun e la parte esterna dei mozzi. Ruote motrici, estintori, altri portelli,
molto molto bello il dettaglio. Poi passiamo alla sprue che contiene i cingoli in sezione. Ottima idea per facilitare il montaggio anche per chi non ha dimestichezza con i cingoli maglia a maglia in stile Dragon Magic Track. Anche qui il dettaglio è molto 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 buono. I collegamenti con la sprue, insomma, non sono problematici. Poi per ristaccarli e rifinirli. E la parte che piace a molti, il freno di rotolamento. La Dacom è solita dividere le ruote in più parti proprio per facilitare la colorazione, così come abbiamo visto già sullo Sheptime, c'è il cerchione e la gomma esterna, il profilo interno del cerchione, che sarebbe questo nella ruota posteriore. Questa è la parte posteriore che va attaccata al mozzo, questa è la parte anteriore che è visibile, e per un maggior dettaglio e per facilitare la colorazione Tacom sceglie di dividere la ruota in tre parti. Le sospensioni, che nonostante siano in plastica, quindi non con la molla metallica, hanno un dettaglio molto elevato, nessun segno di estrattori o linee di fusione, quindi proprio in mezzo alla molla, come accade spesso con altri kit. Dettaglio anche qua è dir poco impressionante. Questa è l'altra sprue che contiene gli stessi pezzi. Poi c'è una correzione messa successivamente. Allora, questa parte contiene le decals. Il dettaglio. Una lastrina di fotoincisioni, il cavo traino abbastanza morbido, quindi facilmente modellabile, la lastrina in piombo e i trasparenti, il libretto delle istruzioni, la pagina introduttiva dove ci sono tutte le sprue nel dettaglio. Qui vediamo la procedura per montare le sospensioni, il treno di rotolamento, la dima per centrare tutti i fori. Qui vi spiega come utilizzare per l'appunto la dima in modo da ottenere la forma perfetta dei cingoli, di tutto il treno rotolamento, dei cingoli, per poi montare solamente la parte inferiore e collegare il tutto sul modello. Poi, naturalmente, tutto il resto della componentistica del carro. Portelli, ganci, eccetera, eccetera. Le grembiulature laterali. Le istruzioni sono molto ben chiare, con questa scala di grigio. Il capo inferiore. E poi ci sono i profili per la colorazione, che sono riportati anche lateralmente alla scatola. Ah, qui vi mostra come suddividere la lastrina che è inclusa per poi l'applicazione di delle decal
numerazioni varie. Per oggi con questo kit è tutto, vi saluto e vi rimando al prossimo che sarà l'M3, sempre marchiato Tacom. Grazie a tutti, alla prossima.